Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Riccardo, Stefano, Adriano, buongiorno, buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo, buongiorno. Ciao Mimmo. Buongiorno. Eccoci Mimmo, eccoci Mimmo. Mimmo, questa non è, sinceramente, almeno per me, non è la partita della vita, o quantomeno non vorrei che la Roma la vivesse così. Pure per una questione di scaramanzia. Però diciamo che al momento è sicuramente la partita della stagione, poi vediamo quello che succederà da qui a stasera, quello che succederà dopo la partita di stasera. Sicuramente in questo momento della stagione la partita è una partita molto importante, come ieri ha detto il capitano Francesco Totti, può essere la svolta della stagione, mi è sembrato molto determinato, però un conto sono le parole, poi un conto la realtà dei fatti, vediamo, speriamo che tutta la forza che lui ieri ha sprigionato con quelle parole, insomma, credo che ne abbia dimostrata tanta, possa insieme con i suoi compagni anche metterla sul campo. La partita, secondo me, non vai a giocare contro una squadra straordinariamente forte. Ripeto quello che ho detto ieri, per me il vero avversario della Roma è la Roma e non il Feyenoord, però vediamo un pochino quello che succederà. Era esattamente questo che tentavo di dire, nel senso che quando la Roma tenta di fare le partite della vita, io vorrei solamente che la Roma, oggi ho fatto un esempio un po' strano, un po' viaggiato, sai quelle persone che si sono trascurate per un po' di tempo, un giorno riaprono l'armadio, no? Si rimettono la giacca bella, il pantalone bella, la camicia, e si ricominciano a guardare allo specchio. Vorrei che si ritrovasse. Questo vorrei, perché se la Roma si ritrova, e qualche volta il calcio regala di queste cose, non ti dico che non c'è partita, ma insomma non staremmo neanche così in ansia, no? No, beh, insomma, discorso mai dire non c'è partita. Io l'ho detto, me la sento un pochettino a bagnomaria da un po' di giorni, nel senso che penso che la Roma sia una squadra che abbia le potenzialità per vincere in casa del Feyenoord. Che la Roma attuale non sia una squadra che ha espresso un grande calcio, che insomma non ha fatto buoni risultati, lo sappiamo tutti, è inutile che ci ritorniamo, almeno in questo momento. Però potenzialmente la Roma è una squadra che può vincere la partita. Poi il problema qual è? Che la Roma attuale non è la Roma, come posso dire, che noi tutti speravamo di vedere, perché ci sono dei problemi. Però, lo ripeto, se noi andiamo a vedere i valori tecnici da una parte e dall'altra, mi sembra che insomma il match sia tutto dalla parte della Roma, o quantomeno sia nella maggior parte verso la sponda romanista. Però nel calcio poi queste cose contano poco, talvolta conta insomma la forma del momento, e la Roma in questo momento non sta andando benissimo. Però io ripeto, non parlerei di partita della vita, sono d'accordo con te, non ne parliamo, però io mi aspetto una prestazione da Roma, nel senso che la Roma la prestazione te la può fare perché c'ha la possibilità di fartela, però bisogna vedere se sarà in grado di farla. Se sembra un gioco di parole. Mimmo, ma Verona ti ha dato qualche speranza in questo senso? Ma lo dicevo l'altro giorno, Verona a me mi ha dato l'idea di una partita che la Roma almeno in parte l'ha saputa controllare alla sua maniera. Non credo che abbia, come posso dire, giocato peggio che in precedenti circostanze, anzi mi sembra che sul piano della prestazione qualcosina, in parte parlo, soprattutto nel primo tempo qualche cosa si è visto. Però il problema è quello che noi sappiamo perfettamente che la Roma ha dei valori, allora risulta difficile pensare che questi valori prima o poi non riescano di nuovo a venire fuori. Allora, se noi andiamo a vedere la composizione delle squadre, adesso magari questi del Feyenoord sono tutti grandi campioni e noi non lo sappiamo, però insomma poi se stai a una ventina di punti dalla prima della classifica in un campionato olandese dove insomma non stiamo parlando di un campionato, no, di grandissimi valori, ma nemmeno l'ultimo campionato d'Europa, vuol dire che insomma tu Feyenoord hai qualche cosa, ma non sei così straordinariamente forte. Quindi la Roma, io credo che se riuscirà a fare la Roma, questo è il punto, Stefano, non è tanto un problema di Feyenoord, è un problema di Roma. Io spero che la Roma finalmente possa fare una prestazione da Roma. Verona qualcosina, lo ripeto, può essere stato 10 minuti, può essere stato un quarto d'ora, può essere stato 20 minuti, mezz'ora, non lo so, però io qualcosina a Verona ho visto, anche se complessivamente è una squadra che fai fatica a guardare perché non la riconosci, tante cose ti mancano rispetto alla Roma di qualche tempo fa. Però il calcio, tu lo sai meglio di me, ti regala talvolta delle cose che tu neanche te le immagini, perché ho visto squadre stare in condizioni pietose sotto tutti gli aspetti, psicologico, fisico, anche l'aspetto del gioco, poi improvvisamente rifiorire la partita successiva. Quindi capisco che la mia può essere più una speranza che una previsione, però questa speranza è suffragata dal fatto che comunque tu vai a giocare contro una squadra che non è la migliore squadra d'Europa. Se tu hai fatto 1-1 all'andata con Real Madrid o col Chelsea, potevamo metterci una pietra sopra, no? Ok? Vai a giocare in casa del Feyenoord, speriamo che si possa giocare una partita tranquilla. Se la Roma riesce a fare una partita per quelli che sono i suoi valori, io non,
in Copeco ce lo metto sulla qualificazione della Roma, sicuramente. Senti Mimmo, ma secondo te ne viene meno anche un discorso tattico a questo punto, in questo momento? Cioè, stamattina un ascoltatore faceva un discorso molto interessante che dice: la Roma ha il maggior possesso palla e soffre contro le squadre che si chiudono, però il Feyenoord non è venuto a Roma all'andata a chiudersi ed è comunque riuscito a segnare un gol ed è comunque riuscito a mettere in difficoltà la Roma. Allora, innanzitutto il gol era fuori gioco, ma lo diciamo solo per motivo di cronaca, insomma, nel senso che se il guardalinea avesse alzato la bandierina nel momento in cui l'azione cominciava in maniera importante per il gol di Cazzimericiano, il gol non sarebbe stato convalidato. Ma detto questo, io non sono molto d'accordo con chi dice che il Feyenoord ha giocato una partita di un certo tipo. Il Feyenoord qui all'Olimpico ha fatto una partita di possesso palla molto diverso forse rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, cioè non ha fatto il classico tiki-taka, diciamo così, tanto per usare un termine che conoscono tutti, ma ha fatto un possesso palla molto più veloce, molto più dinamico. La palla spesso e volentieri ce l'avevano loro e la Roma, tant'è vero che ha avuto le migliori occasioni quando ha potuto giocare di rimessa, quando è ripartita in contropiede nel primo tempo. Io ricordo 4 occasioni di Gervinho, il gol più altre 3 occasioni, con 2 assist di Todosidis e 2 assist di Verde, ve le ricordate, no? Sì. Quindi vuol dire che la Roma aveva saputo interpretare bene la partita, anche se di fatto il possesso palla era della squadra avversaria. Allora, a Verona domenica scorsa la Roma ha stabilito il record stagionale di percentuale di possesso palla, 76,7%, però alla fine che cosa ha prodotto? Ha prodotto quasi nulla, quindi bisogna anche capire a che cosa gli serve e se è funzionale il possesso palla. Quindi il discorso tattico, tornando alla tua domanda Adriano, c'entra, ma c'entra relativamente. Tu, questa è una partita che comunque la devi portare a casa, e la puoi portare a casa anche eventualmente ai calci di rigore, lo dico sempre perché ci sono queste, come posso dire, opportunità che ti offre semmai il regolamento di questa competizione. Però se tu non vuoi arrivare fino a doverti giocare tutto quello che ti devi giocare ai calci di rigore, devi cercare di vincerla prima, e lì non conta tanto se il possesso di palla lo fai te, conta come tieni la palla quando ce l'hai, se lo fai in maniera accurata, approfondita, o se la fai magari tenendo il gioco soltanto a 1 o 2 tocchi. Quindi si può fare in maniera diversa, te l'ho spiegato proprio la differenza che è stata fatta anche dal Feyenoord dell'Olimpio. C'era la palla, però poi le occasioni migliori col possesso palla le ha avute la Roma. A Verona, la Roma aveva tanto possesso palla e non ha saputo creare occasioni, quindi dipende da come lo fai questo possesso palla. Mimmo, tra le tante cose che ha detto Totti, ha detto: io sarei un problema per non far venire un centravanti forte, portatemi Batistuta e vedete com'è. Però non credo volesse essere, cioè voleva difendere il suo essere attaccato alla Roma, dice: io non vivo queste competizioni. O si può leggere anche come dice: è perché non arriva un Batistuta? No, io non ho questa lettura qui. Però infatti, no, assolutamente. Infatti. No, perché c'è già chi l'ha fatta, Mimmo. Cioè, come dire, finché non arriva uno con Batistuta, gioco io. A parte che non lo decide Totti, tra l'altro. Perché, insomma, no, io ti dico una cosa: nel bene e nel male, io quello che dico lo penso, ma prendo pure responsabilità. Se mi conosci abbastanza, insomma, prendo anche delle posizioni che talvolta non sono popolarissime e ne pago le conseguenze a suon di insulti. Ma va bene anche questo, perché poi dopo uno dice quello che pensa, può essere sbagliato o meno. Totti, la prima volta che ha detto magari arrivasse in grandi centravanti, sarà stato forse 10 anni fa, quando sì, anche di più, Mim. Anche di più. Esattamente, anche quando circolava, ha cominciato a circolare in città questa nomea, questa falsità che lui se la comanda. Allora, Stefano lo conosce bene, Francesco, perché l'ha visto crescere come l'ho visto crescere, Riccardo lo conosce, magari Adriano lo conosce un po' meno bene da come lo conosciamo noi. Se c'è una persona che è assolutamente non cattiva, ma ve lo assicuro, sì, se c'è una persona assolutamente non cattiva è Francesco Totti, cioè nel senso che lui ha sempre pensato ovviamente alle cose sue, no, perché non è che non ci pensa, però non ha mai prevaricato questo o quello. Cioè, a Francesco Totti sono state dette tante di quelle cose che, se noi vogliamo, possono essere anche inimmaginabili addirittura dall'interno della società. Quando, per fare l'ultimo esempio, Baldini ha definito come un giocatore pigro, non si rendeva conto di quello, cioè, che stava dicendo, cioè, stava parlando di uno che aveva dato tutto se stesso. Ricordatevi, come hanno fatto anche altri, ovviamente non voglio santificarlo, anche se magari lo meriterebbe. Ricordatevi Roma-Arsenal, come è sceso in campo in quella partita. Ricordate soltanto quell'occasione lì, per dire quanto Totti possa essere attaccato alla Roma, attaccato alla maglia. Quindi se lui viene Batistuta, con Batistuta ci ha vinto lo scudetto, nel senso, lui ha fatto proprio l'esempio di Batistuta, magari viene uno che ci vince insieme un altro scudetto. Se qualcuno ha avuto la voglia di pensare ad una sorta di protesta sua nei confronti
della società, beh, francamente io non l'ho vista. Mimmo, io mi sono permesso di ricordare stamattina, ma ne abbiamo parlato con te tante volte, di quante volte Francesco abbia fatto lui, abbia cercato lui di dare una mano a Roma col mercato, chiamando lui ma i giocatori, certo, venite qua, venite da noi. Ma credo che ma Toni, l'ho fatto con Borriello, ma con tanti l'ho fatto, eh. Assolutamente sì, assolutamente sì, questa è pura verità. Cioè lui talvolta si è che più si fa anche, cioè non è che si è prestato, però certo, assolutamente certo. Lo fanno tutti, cioè voglio dire, se uno c'ha un amico che sa che può venire a giocare, ti faccio un esempio banalissimo. C'è stato e c'è tuttora, l'abbiamo visto poco tempo fa, c'è stato e c'è tuttora un grandissimo rapporto fra Eusebio Di Francesco e Vincenzo Montella. Sì, ok, sì. Allora io vi posso dare la mia tanta neurona che ce ne fa gente, vi posso assicurare, diciamo così, vi posso assicurare che Eusebio Di Francesco ha lavorato ma tanto e tanto tanto per portare per far venire Montella a Roma, sto parlando dell'estate 1999, c'è. Perché gli ha fatto una capoccia come in secchio, perché qualcuno magari gli diceva: Eusebio, visto che tu ci sei amico, vieni a cosettina e magari cerca di convincere. Loro avevano giocato insieme a Empoli ed erano amici fraterni, Montella l'ha raccontato prima della partita di Reggio Emilia, Sassuolo, Fiorentina, che Di Francesco gli ha pure dato talvolta un aiuto economico quando lui era ragazzino e c'aveva i soldi perché stava lontano da casa, e il suo compagno un pochino più grande lo aiutava per le piccole spese, no? E allora quando si è trovata questa situazione, qualcuno a Roma gli diceva magari: Eusebio, fa una cortesia, se senti Vincenzo, se viene qui, ecco. Quindi queste cose sono sempre accadute, e Totti ha fatto bene Stefano a ricordarlo, l'ha fatto mille volte, ma non perché voleva fare una Roma sempre più forte. Certo. Se qualcuno diceva: guarda Francesco, possiamo prendere tutti a banchi Nicola che ci fa 30 gol al campionato, e se qualcuno gli ha detto: Francesco, se lo senti di una cosetta, Francesco quella cosetta gliela ha detta, assolutamente. Quindi figurati se lui non vuole i giocatori che gli fanno ombra, questi che dicono queste cose, lo sai perfettamente, per quelli che ancora purtroppo si stanno attaccati alla canna del gas e che non ce la fanno proprio a dire che Francesco Totti è stato ed è sarà sempre comunque uno dei più grandi giocatori del calcio italiano, perché 240 gol non li fai e così tanto per farli. Però se qualcuno poi vuole continuare con questa favola a mistificare, oh, problemi loro, cioè noi stiamo tranquilli così. Sì, poi Mimo ha detto pure una verità, cioè ha detto una grande verità a Totti, perché nel post Batistuta un calciatore di quel livello non è mai più arrivato. Quindi ma non è pure che difficile trovarlo un calciatore. Benissimo, di... però non è che si è inventato qualcosa. Cioè, no. Mi auguro che possa diventarlo Dumbia, al momento non lo è, ma un calciatore di quel livello. È ingeneroso il paragone, appunto. Secondo me, sai Riccardo che cosa è successo? È successo che qualcuno che vuole strumentalizzare ovviamente le frasi di Francesco, io non so chi è stato, te prego di non dirlo, che non mi interessa. È facile immaginarlo. No, ma non mi interessa. Uno può, se volesse strumentalizzare, allora magari Francesco Totti dice: ok, quanto ha speso la Roma per i Turbe e Dumbia? X più X, bene. Allora, se invece te prende Dumbia e prendevi uno che ti costava i soldi che tu hai speso per i Turbe e Dumbia, probabilmente prendevi il Batistuta della situazione. Batistuta attuale. Questi ragionamenti è troppo facile, cioè non è sempre così conseguenziale e matematico che tu spendi X più X e avresti potuto prendere un altro giocatore, perché l'abbiamo detto soprattutto io e te Stefano mille volte in collegamento, perché oggi le grandi stelle internazionali in Italia non ci vengono. Non vengono. Tanto è vero che abbiamo anche detto, e io posso dire di averlo detto un milione di volte anche magari esagerando, che se tu fosse stato ancora un giocatore, e rispetto tutti i tifosi del Nord, ma sarebbe finita la Sampdoria. No. Perché qui quando la Sampdoria ha preso Eto'o, c'è stato qualcuno che ha detto: ma non vogliamo più a noi, Eto'o. Ma ve lo ricordate? Ma se tu fossi ancora adesso un giocatore importante, ma finiva la Sampdoria, con tutto il rispetto, ve lo ripeto, che ho per la Sampdoria e per i suoi tifosi soprattutto. No, quindi è chiaro, no? Perché i grandi calciatori, le grandi stelle non ci vengono, quindi tu il giocatore da 40-50 milioni non lo prendi perché non te ce viene. Perché quando tu sei andato a cercare di prendere Conoplianca, ok Adriano? Sì. Mi segui? Sì, sì. Che cosa ti ha detto Conoplianca? Ha detto che il suo sogno è andare a giocare alla Premier. Voglio la Premier. Sì, no, sì. Capito? Non è che ti dice no, non vengo alla Roma. Ti dice no, non vengo in Italia. Capisci quello che ti... L'ultima eccezione è stata allora, Higuain, diciamo. Ma perché lì c'era tutta un florileggio di situazioni. L'ultima sì. Il fatto che l'allenatore è spagnolo come lui. E sicuramente il Real Madrid in quel momento, avete visto che cosa ha combinato il Real Madrid con Morata, che mi sembra un buon giocatorino, cioè non si può dire che Morata è un buon giocatore, siccome gioca la Juve non si può dire, no, Morata è un buonissimo giocatore, sì, sì. Però magari in quel momento Real Madrid aveva la possibilità,
c'era l'opportunità di portarlo via e comunque non te l'hanno regalato, eh? Mimmo, l'hanno regalato. Mimmo, ci aspetti un paio di minuti, ti posso dire una cosa? Perché e questo è il bello della diretta, e il telefonino ti ha rifatto quel gioco lontano vicino mi. Ma io te posso dire, adesso sei perfetto. Tu stai parlando di non credere, Ricca, oppure cambiate il telefonino. Ami, io sono il capomastro qualche volta, ma mica sono. Tu c'hai il libro vaga, poi. Ci potrei mettere una buona parola, dici te. Vabbè, pausa. Allora mi faccio il mio e poi ti rifaccio il tuo, dai, a tra poco. Ciao. Mimo! Eccoci. Prova un po' a spostarti poco poco, mi. Mamma mia. Eccolo, vabbè. Eccolo, fermo, fermo. È così, mi. Però così posso fermo. No, così, no, è ritornato come prima, mi. Mannaggia, eccolo, eccolo, eccolo. Ma che eccolo? Lo sai come pare? Hai visto quando stai con l'antenna? Più a destra, no, no, un po' più. Vabbè, noi andiamo avanti uguali. Senti, Mimmo, vado qua. Che cosa? Non ho capito. Qui come vada? Male, mi. Vado bene. Male, male. Male? Male. Aspetta, Sto facendo vedere tutta la redazione. Aspetta, aspetta. Poi, qui come mi senti? Niente. Uguale. Qua? No. Niente, aspetta. Acqua. Acqua. Aspetta, aspetta, Te muove, Erika? Te muove. Io. Pronto? Una cosetta meglio, ma no come prima. Prima l'avevi trovata, mi. Adesso come mi hai sentito? Bene, eccolo, eccolo. Bene. Vabbè. Ok. Mimmo, stamattina ci ho fatto il ciocchetto. Ah, yeah. E ci ho detto non passa mai, pochi anni, sono 57 mi penso, giocherellone, giocherellone. A me ha battuta, mi piace. Oh, notizie dell'eroico bambino atterrato, sta buono, che lo dovremmo sentire intorno al quarto, però non è sicuro, perché no, perché tu lo sai che lui non mette che va all'estero, succede qualcosa, schioppano l'aereo. Infatti noi speriamo che ci siano incidenti, che magari che lui sia o senti l'allert. Questo è un allerta. Ah, sì, okay. Senti, Mimmo, ci ho fatto il ciocchetto e ci ho chiesto. Garcia, vi stupirebbe se. Garcia, mi stupirebbe se. Ah, devo mettere in positivo o in negativo? Guarda, ti dico quello che ci hanno scritto: se vincesse una partita. Sì, questo però non è vero, non è più una rossa, è abbastanza ingenuo, però capisco che ci fosse la battuta. L'avevamo previsto. Garcia, mi stupirebbe se. Se non facesse giocare De Rossi. Ah, okay. Mi stupirebbe se facesse giocare Verde. Ti stupirebbe se facesse giocare De Rossi e Chetà insieme? Devo dire una cosa, Ricca, qui ne abbiamo parlato anche una volta con Stefano. Secondo me non sono una coppia De Rossi e Chetà. Cioè, secondo me l'uno o l'altro è. Ho visto che fanno loro tanta fatica a trovarsi, a trovare le misure giuste, a trovare la posizione corretta quando stanno insieme. Non si sa mai chi deve far centrale e chi l'intermedio, hanno un passo, non dico simile, ma insomma non so, sicuramente due rapidissimi, quindi hanno più la voglia e la predisposizione a portare il pallone. E due probabilmente in una squadra che avrebbe bisogno di sveltire un pochino di più i tempi, i ritmi, insomma mi sembrano un po' tanti, quindi mi stupirei se li facesse giocare insieme. Però io non so che sia, per fortuna della Roma e per fortuna dei tifosi della Roma, però mi stupirei di più se per esempio facesse giocare Verde dall'inizio, cosa che era accaduta ad esempio all'andata. E ci può anche stare questa ipotesi, perché insomma Verde è uno che lui tiene in grande considerazione. È vero che gli Aic, mi sembra che anche a Verona abbia dato segnali di stare abbastanza bene, no? Quindi insomma, probabilmente merita di continuare a giocare. Però queste sono un pochettino le cose, proprio per fare questo giochetto che a te piace tanto giocare. Quindi noi siamo. Beh, io ti ho detto, a me la battuta mi piace, amici. Senti, Riccardo, posso chiedere una cortesia? Siccome se sta scaricando, posso andare un attimo? Chiedo scusa anche a vabbè, Mimmo, però tutti i giorni. Ami, tutti i giorni c'è una. Vabbè, dai, va bene, dai. Ho capito, Riccardo, però non mangio là a me, perché se no. Dice da basta. Vabbè, okay. No, vabbè, stavo sottovalutato, come diceva quello. Grazie, Mimmo. A tra pochissimo, Mimmo. Maimus, hai fatto? Sei bravo, sei bravo, sei veramente bravo. T'ho dato un pasto?
Vabbè, andiamo avanti. Sempre se Dio vuole. Sempre. Già siamo a fatte conto, no? No, la voglia a fatte conta oggi. Voi ve lo siete giocato un attimo il vostro player della serata, l'ombre del partito, perlomeno nelle vostre speranze. L'avete così un pochino immaginato, no? Chi potrebbe essere? Io vorrei stupire. Voce del verbo? Miralem. Francesco Totti? Ah, Miralem piace. Magari. Io sono un po' più scontato e dico Gervinho, sì. Mimmo. Gervinho, il professor Petrucci? Totti, dopo averlo sentito voi ieri. Ma convinto, cioè, non che ci avessi bisogno, ma insomma credo che lui possa. Spero che dia una spinta in più. Beh, insomma, andiamo a rivedere un pochettino quello che è successo in campo europeo in questa stagione in Champions League, no? Andiamo a vedere chi ha fatto gol a Manchester, sì. Aiutatemi voi perché io non me lo ricordo. Mi pare chi ha fatto gol a casa del CSK a Mosca, anche queste cose, aiutatemi voi che io non me lo ricordo. Non mi sembra che la Roma abbia segnato a casa del Bayern Monaco, ma insomma aiutatemi voi sempre se non me lo ricordo. Quindi è facile pensare che, no? Quello che diceva Stefano possa essere, diciamo, quantomeno un indizio importante, questo che vi sto raccontando, per individuare Francesco Totti nel giocatore che potrebbe dare e cambiare in qualche cosa il corso di questa partita e, come ha detto lui, la svolta della stagione. Io ieri, quando l'ho visto, quando lui diceva vincevamo domenica e vincevamo pure lunedì, non l'ha detto tanto per dire per regalare un titolo, l'ha detto perché lo credeva veramente. Cioè io è convinto, certo. Io non sono amico di Francesco Totti, nemmeno mi permetto di non esagerare, però un po' lo conosco e so quando lui quando dice una cosa con che faccia la dice. E state sicuri che lui ieri quelle cose le ha detto perché le pensava veramente, sì. Non ha voluto fare lo sbrasone alla vigilia di una partita molto importante. Si è preso pure una bella responsabilità, sai, perché insomma di una cosa del genere poi qualora dovessero andare male le cose, oltre ai cocorriti attuali, poi scappano pure le pernacchiette domani. Certo, quindi insomma, certo. Però lui è il capitano, lui se l'è sentita e l'ha detta. Insomma, Gervinho, la tesi di Adriano, sì, è un giocatore che te può spaccare la partita, sicuramente. Devo dire che in campo internazionale ha fatto poco fino adesso, quindi andiamoci a vedere le partite cagiani. All'Olimpico ad esempio è stato devastante contro il CSKA, a Kappa Mosca, anche all'andata comunque ha fatto gol, quindi spero che finalmente possa fare una grande partita anche in campo di trasferta. E Pjanic, sai, Ricca, è una speranza un po' di tutti. Infatti ho detto stupire proprio perché so fuori moda. Ma non posso tante volte, sì. No? Lui ce l'ha, cioè voglio dire, Pjanic ce l'ha le qualità, no? Cioè, devo dire che però all'andata forse non abbiamo parlato fino in fondo perché poi dopo siamo sempre un po' trascinati dallo scoramento che ha accompagnato il post Feyenoord. Insomma, lui ha giocato una posizione strana del campo, cioè non era ben chiaro se fosse quasi un trequartista o fosse addirittura un trequartista o una seconda punta. Sì, ma a un certo momento sembrava un 4-4-2 con Pjanic e Totti punte. Sì, 4-4-1-1 come si usa in questi quelli che conoscono la tattica dicono queste cose qui. Sì, io non so quanto quello sia il suo ruolo, io mi rimane difficile pensare che lui poi venga impiegato in quel modo lì, in quel sistema di gioco lì, quando poi l'allenatore dice che lui è il playmaker della squadra, allora il playmaker non lo puoi mettere a fare il trequartista o a fare la seconda punta o la punta d'appoggio. Quindi tante volte noi parliamo di Pjanic e ci aspettiamo sempre tantissime cose perché lui ce l'ha fatta vedere tante belle cose, però poi bisogna anche capire dove viene messo, quali sono i suoi compiti. A me la dichiarazione che insomma l'etichetta che gli ha affibbiato Garcia di playmaker mi ha un po' stupito, devo dire la verità, perché faccio un giochino proprio rapido, se uno pensa al playmaker da Roma pensa a De Rossi, pensa a Keita, non pensa a Pjanic, no? Non pensa nemmeno a Nainggolan. Sai, la figura del playmaker che uno può paragonare al basket è quello che porta la palla, quello che è il regista della squadra, quello che detta un pochettino il gioco, che detta anche i tempi di gioco. Cioè, Pjanic non mi sembra proprio il playmaker della squadra, mi sembra più un giocatore che ti può dare tanta qualità davanti, però vorrei veramente che stasera tirasse fuori tutto quello che lui c'ha dentro, perché le cose ce l'ha. Improvvisamente però l'ha un pochettino dimenticate, ma lo ripeto, ultimamente secondo me non è stato neanche messo così nelle condizioni di poter far vedere tutte le sue cose, perché l'ho trovato un pochino fuori posizione all'andata, però magari c'era un disegno tattico particolare che noi non sapevamo, di cui non verremo mai a sapere nulla. Però anch'io sono tra coloro che vorrebbero una grande prestazione, un sogno, un ritorno al futuro da parte di Pjanic. Senti Mimmo, a proposito di fuori moda, no? Perché mai come adesso sono fuori moda se ti faccio sto discorso, si potrebbe fare in altre mille occasioni, ma non oggi. E soprattutto senza trascurare che l'impegno è importante stasera e poi di lunedì ne parleremo. Ma se lunedì, ho detto stamattina, la Roma vincesse, no? Sì.
tutto quello che abbiamo detto. Se è lunedì la partita, diciamo quella di lunedì, tu dici? Esattamente, sì. Dato per scontato che vinci pure questa. Se vincessi lunedì sera e, come abbiamo raccontato per mesi, mi dai 3 punti in più a me, gli elevi 3 punti a loro, a me, sì, staressimo pari. Sì, io ti devo dire una cosa, e continuo su questo punto qui, guarda, so che non sono molto popolare, ma io credo che la Roma stia facendo di tutto per regalarlo questo scudetto alla Juve, nel senso che la Juve non è una squadra straordinariamente forte, cioè non è una squadra che te può dare così tranquillamente 9-10 punti di distacco. Il problema vero in questa stagione non è stato tanto la Juve quanto la Roma. Allora, sì, indipendentemente da tutto quello che è successo il 5 ottobre, penso che nessuno più di me rompe le scatole sul fatto di non dimenticare quello che è successo il 5 ottobre, però ti dico anche che poi la Roma ci ha messo tanto di suo, sì, per, sì, fare in modo che, ammazza, la Juventus in qualche modo allontanasse, no? Stai, giusto? Come? Ma scherzo. Però la sensazione che tu c'hai davanti una squadra che non è così più forte di te, ce l'hai proprio perché vedi i risultati tuoi e anche i loro. Cioè la Juventus ha fatto un parziale in 10 partite, tolte le ultime, che aveva fatto 5 pareggi nelle ultime 10 partite, tolte quella che ha vinto in casa lì con l'Atalanta, eccetera eccetera. Benissimo. La Roma in quell'arco di tempo di 10 partite aveva fatto 7 pareggi. Ma allora, se tu fai questi pareggi, che 6 partite hai pareggiato uguale con 6 punti, io ti dico, ne perdevi 2 e ne vincevi quelle che ti valevano, hai fatto molto 3 punti. Cioè, il fatto che tu sia rimasto imbattuto in queste giornate non ti ha dato niente, perché purtroppo con i 3 punti a vittoria il pareggio è una mezza sconfitta. So di una cosa che la sanno tutti, però è bene anche ricordarla. Quindi Ricca, sono d'accordo con te, però purtroppo poi ci stanno la realtà dei fatti, ci stanno i numeri per livelli, non quelli, diciamo così, non reali, quelli virtuali, certo, che dicono che il distacco è quello. Ma il distacco nei valori tecnici, a parità di la Juventus dà il 100% e la Roma dà il 100%, le squadre si equivalgono. Forse può essere per un discorso di, come ti posso dire, di abitudine a giocare, quelli che parlano sempre e dicono queste cose, sì, l'abitudine, sì, a giocare, sì, per, la mentalità, può essere che qualcuno ha più mentalità di qualcuno della Roma. Però insomma, i valori poi complessivi non mi sembra. Cioè, la difesa della Juve, che è anche la difesa della nazionale, poi capita che fa delle belle cappellate. Beh, l'altra sera hanno preso un gol che fa rita, Sì. Capito? Chiellini, certo. Quindi siamo lì. Però intanto, Riccardo, consentimi, prima di parlare di Roma-Juventus. Sì, 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 sì. Cerchiamo di essere belli con questa partita, perché io vorrei trovarmi qui domani, sempre se Dio vuole, a parlare di una qualificazione, perché la Roma c'ha le possibilità di qualificare. Ce l'ha, c'ha le gambe, gli manca la testa in questo momento, c'ha le gambe nel senso c'è la tecnica, sì, forse le gambe non ce l'ha al 100%, però questa è una squadra che c'ha bisogno di trovare anche un filo conduttore che dia una scossa. Devo chiudere, lo so, faccio un piccolissimo esempio. La Roma segna gol contro il Feyenoord all'andata, ve lo ricordate? Sì. Un'esultanza che io ho definito persino esagerata per quello che poteva valere in quel momento il gol, no? Cioè, tutti a fare una grande festa a Gervinho, a fare la grande festa a Torosia, si vedeva che la squadra c'aveva voglia di scrollarsi di dosso, proprio sulla scimmia che c'era sulle spalle, ok? Verissimo. Verona-Roma, la Roma prende il gol, peraltro per un autogol, fine, morta la Roma, sì, sparita. Quindi ti dico, c'è anche una componente psicologica su questo, io non me lo sento assolutamente di escludere. Quindi vorrei che le gambe, poi, se è vero quello che ci ha detto Garcia, io vorrei pensare che per una volta Garcia ci ha detto la verità, che noi non abbiamo capito niente, e cioè che la esplosività, scusate mi è partita un attimo la lingua, l'esplosività te la dà la testa e non te le danno le gambe. C'era Adriano, credo, in sala stampa l'altra sera quando Garcia ha detto questa frase qui. Sì, sì. Allora, può darsi che sia vero, può darsi che non sia vero, io voglio sperare che sia vero, che nel momento in cui stai bene con la testa ti riparte anche le gambe al 100%. Spero che sia così e spero che questo accada stasera. E allora fate conto, e fate conto che ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Abbraccio, ciao, Mimmo. Mimmo. Ciao, Sam. Ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao Mimmo. Grazie. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.